sapore eravamo in circa 5, mi sembra, e perché poi gli alleati continuavano a mandare giù degli esplosivi e nessuno sapeva da usarlo. Se non che dopo è successo che ha lanciato un sabotatore, uno che ci ha istruito, e così. Cioè il nostro compito era quello di far saltare dei ponti, ferrovie e compagnia bella. E se non che è successo, ecco qua c'è stato il rastrellamento. Ma di specifico, che cosa vi insegnava questo Lui ci ha sabotatore? insegnato come usare gli esplosivi. E gli esplosivi, le mine, come farle, come si fa per far saltare la ferrovia, per far saltare le strade, per far saltare una colonna militare, capito? Tutte queste cose. Che poi dopo, con la pratica, noi altri abbiamo anche superato il nostro istruttore, in poche parole, perché questi istruttori, secondo me, li formavano così alla garibaldina, gli insegnavano le cose principali, poi le lanciavano nelle zone partigiane. Invece che noi siamo partiti da zero, poi dopo cercavamo anche di migliorare la nostra preparazione militare, in poche parole, insomma, ecco. Tant'è vero che, per esempio, un ponte che sulla statale 63 ci impiegavamo anche un'ora e mezza prima di farlo saltare, perché erano tutti sassi, coi picconi, eccetera. Dopo noi riuscivamo, cambiando il sistema, in un quarto d'ora facevamo saltare il ponte, e senza picconare, in poche parole. E quando c'è stato il grande rastrellamento di luglio, lì succedeva che minatori c'eravamo in due o in tre, non di più, ma eravamo un po' sparsi perché la battaglia è cominciata alle 4 del mattino, praticamente alla sera ormai tutta la zona partigiana era occupata dai tedeschi. E noi eravamo Carpineti e avevamo raggiunto Costa Bona. E lì c'era già il paese che bruciava, i tedeschi avevano bruciato tutto il paese, avevano bruciato anche i raccolti, il grano sul campi, hanno bruciato anche quello lì. Era una cosa desolante proprio. E noi che eravamo ancora intatto, eravamo una trentina lì del mio distaccamento vedeschi, poi c'era un distaccamento modenese che era uno di quelli che collaboravano con noi nei primi tempi. Ci siamo uniti lì a Costa Bona, decisi di affrontare i tedeschi, che oramai guardavo anche la piantina l'altro giorno, i tedeschi avevano occupato tutta la zona. Però anche per noi era dura sganciarsi durante la notte. Ma noi stiamo qui domani e facciamo resistenza. Avevamo anche un mortaio, eccetera, infatti, però prima di fare, e dobbiamo far saltare il ponte del Secchiello. Io sono andato giù con la parte e io per protezione, poi sono andato sotto il ponte, ma quel ponte lì era già controllato dai tedeschi. I tedeschi erano già sul Secchiello, che era anche difficile far saltare, però, dato tutto questo casino che c'era, vado sotto, metto le mine, perché il ponte era in ferro, però prima del ponte c'era un sasso che era alto quasi come questo piano, io accendo le mine, faccio un salto e un attimo. Ma i tedeschi, quando ho acceso la miccia, ha sentito un po' di movimento, ha lanciato dei razzi, dei bengala. Ma io ho fatto il salto subito quando i bengala sono andati su e mi sono messo dentro il sasso. I nostri sapevano già che loro, quando i tedeschi sparavano, dovevano sparare anche loro per darmi la possibilità della ritirata, in poche parole. Infatti c'è stato una sparatoria notevole fra tedeschi e i nostri, e io pian piano mi sono ritirato, in colmo in poche parole. E poi il mattino dopo i tedeschi hanno cercato per due volte di raggiungere Costa Buona. Noi li abbiamo sempre respinti, siccome c'erano degli alberi, delle piante, delle querce, con i mitra, abbiamo appostati, due volte li abbiamo respinti. E loro avevano mitragliatrici, c'erano le autoblinde, il ponte l'abbiamo fatto saltare per evitare che passasse con le autoblinde e con i mezzi pesanti, che con i leggeri potevamo difenderci, ma di fronte a armi pesanti no, che non ne avevamo. E lì è successo che l'abbiamo fatto saltare il ponte e il mattino abbiamo fatto la resistenza. Poi alla sera ci siamo sganciati, pian piano ci siamo portati
E quella notte lì, sopra Civago, presso la segheria, quel bosco lì, la segheria del codice Civago. E lì ci siamo stati tutto il giorno, siamo arrivati prima dell'alba e tutto il giorno successivo. Poi, alla notte successiva, siamo passati dal Passone, che è Passone di fianco al Cusna, e siamo andati praticamente nella zona dove c'è la, come si chiama, il rifugio Cesare Battisti, che era già stato bruciato praticamente, e siamo stati in zona per 12 giorni e pioveva spesso e non avevamo niente da coprirsi. Io sono stato fortunato che io e un altro ci hanno dato la disposizione di andare a Ligonchio per prendere informazioni dei movimenti tedeschi, tutte quelle cose lì, e cercare di raccogliere un po' dei viveri da portare su. Io la sera, la notte andavo su, tutte le notti, con del pane, quello che potevo trovare, formaggio potevo trovare, in più davano le notizie, finché dopo 12 giorni i tedeschi sono andati via e